Luisa Miller, libretto di Salvatore Cammarano, prima rappresentazione, 8 dicembre 1849, Teatro San Carlo di Napoli. Nella Luisa Miller ci fu un grande spirito di collaborazione tra Verdi e Cammarano, nonostante le difficoltà iniziali. Il poeta scriveva al compositore. Essendo due gli autori, è duopo almeno che essi fraternizzino e che se la poesia esser non deve serva della musica, non deve nemmeno esserne tiranna. Verdi insisteva che la nuova opera per il Teatro San Carlo di Napoli dovesse essere un dramma breve di molto interesse, di molto movimento, di moltissima passione, onde mi riesca più facile musicarlo. Luisa Miller ama ricambiata Rodolfo, figlio del conte di Walter. Nella romanza Lo vidi e il primo palpito, la ragazza rivela il suo amore incondizionato per il giovane, di cui tutti nel villaggio ignorano la vera identità. Il conte di Walter vuole che il figlio Rodolfo sposi la ricca duchessa Federica e invia al villaggio il perfido castellano Wurma per insidiare Luisa. Miller, padre di Luisa, difende la libertà della figlia. Nella cabaletta "A fu giusto il mio sospetto" esplode tutto il suo furore. Una figlia ne dona solo tanto, ciel mi pesti e paghi io son, ma la figlia al tuo dono serve intatto al genitor. Rodolfo si oppone al volere del padre, il conte di Walter, che decide quindi di arrestare Luisa e il vecchio Miller. In un crescendo drammatico, Rodolfo arriva a minacciare suo padre. Il subdolo Wurm ricatta Luisa. Libererà Miller a costo che la ragazza dichiari in una lettera di amarlo e di aver ingannato Rodolfo. La giovane è costretta ad accettare. In un primo momento reagisce alla crudeltà di Wurm, ma poi si addolcisce, pensando a quando rivedrà suo padre. La lettera arriva nelle mani di Rodolfo. Il giovane, amareggiato, si rassegna alle nozze combinate dal padre. Nel sublime andante, sostenuto da una trama orchestrale delicatissima, Rodolfo rievoca con nostalgia i momenti trascorsi insieme a Luisa. Quando le serie le placido, cielo stellato, eco ficcea nell'etere lo sguardo innamorato. Luisa vuole suicidarsi insieme all'amato Rodolfo. Miller intuisce i propositi della figlia e la convince a partire per rifarsi una vita altrove. Andremo ramiglie poveri, ove il destin ci porta.
Prima di partire, Luisa recita un'ultima preghiera, ma giunge Rodolfo. Il giovane avvelena Luisa e se stesso e annuncia che il loro amore è finito. Tutto è compiuto. Luisa si sente ora libera di dire tutta la verità, rivelando il ricatto di Wurm. Rodolfo, al culmine della disperazione, uccide Wurm e poi muore accanto all'amata Luisa. Che sia pena, empio la morte! La pena come! Luisa Miller è l'opera che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella produzione verdiana e che prepara il terreno per i capolavori della trilogia popolare Rigoletto, Traviata, Trovatore. L'opera è tratta dal dramma borghese di Friedrich Schiller. Verdi, concentrandosi unicamente su questo testo e mettendo da parte le tragedie corali e i personaggi monumentali legati alla storia, riesce a scavare nella psicologia di Luisa, unica e vera protagonista della vicenda, come mai prima. Con Luisa Miller, Verdi prende le distanze dai modi del melodramma tradizionale e sperimenta il mondo poetico ed espressivo di Rigoletto e Traviata. Il rapporto padri-figli che anima i due capolavori veneziani viene già messo a punto in Luisa. Un rapporto che è conflittuale tra il conte di Walter e Rodolfo, come sarà per Alfredo e Germont, mentre è di amore incondizionato e tragicamente sfortunato tra Miller e Luisa, così come tra Rigoletto e Gilda. Luisa è la prima eroina borghese di Verdi e anche se il suo mondo è molto distante dalla peccaminosa Parigi di Violetta, divide con lei, oltre al tragico destino, lo spirito puro del romanticismo con i suoi tratti più coraggiosi e anticonformisti. Nella classifica delle opere di Verdi più rappresentate al mondo, Luisa Miller è al 13° posto. Nella classifica delle opere più rappresentate al mondo, Luisa Miller è al 112° posto.